Originariamente gli scambi delle borse a Milano avvenivano in diverse sedi nel centro della città, finché nel 1932 prende vita un progetto dell'architetto Paolo Mezzanotte, che ha l'intento di riunire tutte queste attività in un solo edificio. È così che nasce il Palazzo delle Borse, detto anche Palazzo Mezzanotte, situato in Piazza Affari, nel cuore di Milano. Un edificio di indubbio prestigio che è stato più volte ristrutturato per adeguarsi alle esigenze dei mercati, rimanendo però sempre fedele al progetto originario. Per un palazzo che ospita attività così delicate, la sfida più importante è sicuramente quella di riuscire a conciliare la storicità della sua struttura con la modernità dei servizi erogati. Infatti, per poter rispondere alle necessità organizzative del personale e dei clienti esterni, gli spazi polifunzionali e altamente tecnologici presenti all'interno di Palazzo Mezzanotte necessitano di un continuo aggiornamento e adeguamento tecnologico. Un'esigenza che vale soprattutto per i servizi di telecomunicazione. In questo caso, il mantenimento di uno standard d'eccellenza per questo tipo di servizi era legato alla necessità di trovare un'unica soluzione che potesse coprire trasversalmente tutte le componenti, dal cabling alla fonia, dagli apparati LAN al Wi-Fi. È qui che la partnership con Telecom Italia si è rivelata un valore aggiunto. Telecom Italia ha attuato un vero e proprio rifacimento tecnologico dello storico palazzo, riuscendo a coprire tutte le sue esigenze dal punto di vista delle telecomunicazioni. Ma vediamo nel dettaglio cosa è stato fatto. Il palazzo è stato completamente ricablato in tutti i suoi 5 piani, questo nonostante i particolari vincoli imposti dalle belle arti a causa della storicità dell'edificio. Il risultato è che un palazzo di quasi 80 anni è oggi interamente coperto da rete wireless attraverso ben 40 access point. La fornitura di 50 switch Juniper, inoltre, garantisce un sistema di Network Access Control per poter profilare gli utenti ed applicare loro le policy necessarie per l'accesso alla rete e ai sistemi. Un forte upgrade tecnologico che riguarda anche la fonia. Si è passati infatti a una soluzione VoIP Enterprise Cisco Call Manager in alta affidabilità distribuita geograficamente, che prevede la fornitura di server telefonici, di servizi di Unified Messaging e di circa 500 telefoni, il tutto corredato da una manutenzione degli apparecchi on-site. Infine è stato garantito il mantenimento della operatività, sempre e comunque. Anche in caso di indisponibilità di Palazzo Mezzanotte, infatti, è stato predisposto un servizio di disaster recovery che permette l'inoltro delle chiamate entranti verso una seconda sede del cliente. Telecom Italia è riuscita a venire incontro a tutte le esigenze del cliente con un'unica soluzione integrata, in grado di evolversi e adattarsi nel tempo. Ha fornito una rete di ultima generazione, mettendo a disposizione una solida struttura di customer service che assiste il cliente nella manutenzione di tutte le componenti offerte. Il personale e i congressisti di Palazzo Mezzanotte possono così usufruire di servizi di connettività dati e di fonia di ultima generazione. Una rete potente e affidabile che offre possibilità prima impensabili, come la costruzione di veri e propri virtual team in grado di collaborare insieme a prescindere dalla loro dislocazione fisica e società di appartenenza. Una soluzione che va nella direzione non solo di una maggiore flessibilità organizzativa, ma anche di un maggiore rispetto dell'ambiente. L'eliminazione della necessità di trasferte porta infatti, oltre ad un significativo taglio dei costi, anche un'importante riduzione delle emissioni di CO2. Grazie a Telecom Italia, lo storico Palazzo Mezzanotte è oggi un edificio all'avanguardia.